La Quaresima che stiamo vivendo è il segno sacramentale della nostra conversione. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. I cristiani vivono la Quaresima come tempo favorevole, kairos, direbbe San Paolo, alla verifica delle proprie scelte di vita, perché è un cammino penitenziale di 40 giorni orientato proprio alla riscoperta del battesimo e del suo rapporto con la Pasqua, cioè l'Eucaristia, che ne è il segno sacramentale. Per questo l'itinerario quaresimale è anche occasione per riscoprire una persuasione che nella Chiesa è sempre esistita, cioè che attraverso l'Eucaristia noi abbiamo il codice genetico della nostra identità cristiana. Ho sentito parlare di Padre Pio agli inizi degli anni 60, soprattutto durante il mio servizio nella segreteria del cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968, e che il padre volle proprio all'inaugurazione della casa Sollievo della Sofferenza il 5 maggio 1956. Poi fui coinvolto nell'attività dei gruppi di preghiera di Padre Pio, da Monsignor Aldo Rosati, un grande devoto di Padre Pio a Bologna, coordinatore diocesano. Tante volte mi invitò a presiedere l'Eucaristia in occasione dei raduni, dei convegni, dei gruppi di preghiera. E non me lo disse, ma in qualche modo lei ha sempre detto: lei diventerà vescovo. Io non ci credevo neanche. Però, come dire, me l'ha detto Padre Pio, non l'ha detto lui, però me lo faceva capire, ecco. Quindi io ho sempre avuto un rapporto buono con Padre Pio, ma non sono mai arrivato fin qua.